Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi facciamo la recensione finale del Samsung Galaxy A5. Dispositivo di fascia media, potremmo dire di Samsung, nuova serie A, quindi nuovo design da parte dell'azienda coreana. Come potete vedere, abbiamo tutto un blocco per il telefono, il nuovo design con materiali molto carini sia alla vista che al tatto, e soprattutto il telefono è molto leggero e sottile e con batteria non removibile. Però rispetto ad altri prodotti di Samsung, in questo caso la batteria può essere, scusatemi, la memoria può essere espansa. Infatti abbiamo la possibilità di espandere i 16 giga interni che sono presenti all'interno del dispositivo. Poi troviamo 2 giga di RAM, 5 pollici per quanto riguarda il display HD Super AMOLED, quindi 294 ppi come densità di pixel, 2 giga di RAM Adreno 306 in accoppiata con lo Snapdragon 410 da 1,2 GHz quad core. E il dispositivo monta una nano SIM e permette la connettività LTE. Sempre parlando di connettività, troviamo anche la possibilità di collegarci in Wi-Fi, utilizzare il Bluetooth, l'NFC e il GPS. La batteria interna, che vi ho detto essere non removibile, è da 2330 mAh. All'interno Android KitKat in versione 4.4.4. Direi quindi di partire subito facendo una chiamata. In questo caso facciamo una chiamata al 119, ho una SIM TIM all'interno. Andiamo ad alzare il volume. Che per avere assistenza puoi inviare un SMS al 119 indicando nel testo la tua richiesta, ad esempio credito residuo. Riceverai una risposta immediata. Ti informiamo che il tuo credito è negativo. Bene, allora, questo è quanto appunto per quanto riguarda, pensiamo un po' alla luminosità, per quanto riguarda appunto l'audio. Un audio che devo dire, sommato, non è per niente male, anzi, andiamo un attimino sul Play Music che vi faccio sentire una canzone. Io ora l'ho sentita con il player musicale, ma qui c'ho il Play Music, quindi meglio aprire questo senza trovare la musica. Eccolo qua. Un audio buono che mi ha convinto, una sola cosa non mi ha convinto di questo telefono, che lo speaker è posto dietro, ma devo essere sincero, mi aspettavo molto molto peggio, perché Samsung intelligentemente ha messo la fotocamera sporgente che funge in realtà anche da una sorta di piedino, di spigolo per lo speaker, che permette di non far bloccare molto il suono. Infatti la differenza è davvero minima se il telefono è poggiato o no. Vi ho fatto vedere quella pezzetta giusto per farvi capire che anche con qualcos'altro, non solo una superficie liscia, in effetti il telefono si comporta bene. Ma devo dire in effetti che questo S5, scusatemi, questo A5 dal punto di vista dell'audio è un buon prodotto. Funziona bene le mail, classico cliente di Samsung, nessun problema, funzionano, devo dire, discretamente bene. Funziona discretamente bene anche la tastiera, devo dire che è una risposta al touch fantastica, mi piace molto la risposta al touch di questo dispositivo, e soprattutto sulla tastiera direi è completa, perché abbiamo i numeri, abbiamo le varie lettere, abbiamo anche i suggerimenti. L'unica cosa che non mi piace di Samsung, della sua tastiera, è che non ci sono i secondi, non ci sono in seconda funzione la punteggiatura e altri caratteri appunto speciali, ma devo dire che il telefono si comporta bene da questo punto di vista. Abbiamo detto anche questo, direi a questo punto di andare un attimino a concentrarci sul software, però direi rapidamente, perché la classica Touch It's presente con Android KitKat, qui non sono grandissime novità. Qui le varie cartelle con Google, andando di qua ci sono le Galaxy Essential con le applicazioni consigliate.
Poi altre sono cose che ho messo io, altre applicazioni inserite sono le classiche di Samsung come internet, il lettore musicale, il lettore video, la fotocamera, la galleria che non mi convince mai, e il telefono, la rubrica e i messaggi. Poi orologio, calendario, mail, calcolatrice, le Galaxy App, l'archivio, il registro vocale, le impostazioni, Dropbox, Flipboard e poi le classiche applicazioni di Google. Poi abbiamo S-Voice e la radio FM con Studio e Expo 2015 che sono state inserite sempre da Samsung. Poi sono altre applicazioni che ho messo io personalmente. Tenendo sempre premuto, qui si entra i vari sfondi, widget, impostazioni home, e abbiamo però anche i vari temi, si possono sostituire quindi i temi originali del telefono e sempre qui i classici toggle dell'azienda coreana. Io ho messo questi, andando poi nelle varie impostazioni, nuova impostazione, quindi nuovo menu delle impostazioni con schermo e sfondo, schermata di blocco, insomma, cose NFC, condivisione, direi cose abbastanza classiche qui, nulla di particolare. C'è il multischermo, ci sono alcuni movimenti e controlli come notifica intelligente, come il muto pausa capovolgendo il dispositivo, oppure acquisire uno screenshot con il palmo della mano. E infine vi faccio vedere semplicemente la memoria interna da 16 GB, e naturalmente questa è espandibile tramite la micro SD. Risparmio energetico, c'è anche l'ultra risparmio energetico che mette il telefono in bianco e nero, anzi questo può essere attivato anche qui, si chiama risparmio energetico avanzato. E poi informazioni sul dispositivo Android in versione, come potete vedere, 4.4.4. Direi che urgerebbe un, come dire, un aggiornamento da parte di Samsung ad Android Lollipop. Speriamo che arrivi presto su questo device. Detto questo, il software, diciamo che è questo. Ecco, non abbiamo grandi differenze rispetto ad altri prodotti. Direi che a questo punto possiamo tranquillamente entrare all'interno del browser. Andiamo sul browser, vediamo se ho lasciato qualcosina di aperto. Sì, vabbè, il nostro sito, ma con il nostro sito va bene, non c'è nulla di personale. Il nostro sito lo apre direi abbastanza velocemente, senza grossi problemi. Proviamo ad aprire anche un articolo. Direi che il software è buono. Direi che il software è un po' lo stesso che abbiamo visto su Samsung Galaxy Alpha, su Samsung Galaxy A3. Quindi diciamo che ci eravamo già accorti con quei telefoni che il software di Samsung ha fatto notevoli passi avanti dal punto di vista del browser. Del browser che devo dire è molto rapido. Ho provato anche Chrome, funziona forse un peletto più veloce, ma devo dire che non si sente la necessità di cambiare browser su questo prodotto di Samsung. Comunque, sono presenti tutti e due, potete scegliere voi quale dei due andare ad utilizzare. Chiediamo la vista desktop. Vedete come il telefono è fluido, riesce ad essere performante, a non dare alcun tipo di problemi. Vedete, sto facendo anche un po' degli scrolling un po' impazziti, ma devo dire che il telefono è più che fluido. Sta ancora caricando, provo a forzarlo un attimino, ok, anche okay, non mi ha preso l'articolo, riclicco. Ora sì. Vediamo un attimino di tempo. Su Repubblica qualche lievissima difficoltà in più, ma sinceramente si comporta bene. Ecco, su siti leggermente più pesanti dà qualche ritardo, forse un po' di più rispetto a Chrome, ma devo dire che tutto sommato il telefono, vedete, anche il doppio tap si comporta bene e va a riallineare perfettamente il testo. Quindi software sicuramente promosso. Allora, andiamo ora a parlare invece di GPS e di autonomia. Allora, batteria interna da 2300 mAh. Devo dire che con questo telefono il risparmio energetico avanzato mi è sembrato superfluo, invece molto importante sul Samsung Galaxy Alpha, per esempio. Superfluo perché il telefono comunque riesce a garantire una certa
qualità dal punto di vista dell'autonomia. Infatti, sono riuscito ad arrivare tranquillamente a cena e anche a poco dopo cena senza particolari problemi. Quindi, diciamo che riusciamo ad arrivare a fare una giornata completa con questo prodotto e metterlo a caricare a tarda serata. Magari con un utilizzo un po' meno pesante si possono coprire anche più di una giornata. Detto questo, il GPS fuori si comporta bene, dentro casa ho visto fa una leggerissima fatica in più ad agganciarsi, ma comunque devo dire che si comporta discretamente bene su questo prodotto, appunto il GPS. Possiamo uscire, è inutile che perdiamo ancora tempo, fidatevi di quello che vi sto dicendo. Per quanto riguarda invece AnTuTu, raggiungiamo un punteggio che secondo me è un po', come dire, beffardo rispetto, ok, qua se ne è dimenticato, come sempre mi fa AnTuTu, ma devo dire, ripeto, un punteggio che secondo me è un pochino beffardo rispetto a quello che invece il telefono dimostra. Infatti abbiamo circa 21.000 punti, quelli che abbiamo aggiunto su AnTuTu, ma in realtà il telefono dimostra molto di più. Secondo me è un ottimo prodotto con una buona fluidità generale che devo dire a questo prezzo di vendita ormai si trova anche intorno ai 300 euro, 10 euro in più, diciamo, decina di euro in meno, direi anche qualcosina in meno questo prodotto, alle volte in base alle offerte che ci sono. Mi sembra davvero un prodotto interessante dal punto di vista della fluidità e della qualità proprio di utilizzo. AnTuTu forse lo penalizza un pochino, ma in realtà c'è di più. Allora, detto questo, andiamo a parlare del display. Ripeto, display da 5 pollici. Forse abbiamo bloccato inavvertitamente, e sì, la rotazione automatica. Eccola qua, la riprendiamo subito. Dicevo, 5 pollici, display HD, Super AMOLED, quindi 1280x720 pixel. Un display di estrema qualità, convincente. Devo dire che non ci sono particolari problemi, il display è di buona qualità, gli angoli di visione sono buoni, come anche la rappresentazione della gamma cromatica con colori belli vivi, caldi, quindi devo dire un dispositivo interessante da questo punto di vista, e i neri come sempre sono perfetti. Devo dire che siamo rimasti soddisfatti da questo prodotto. Inoltre è possibile regolare anche la tonalità del display, la luminosità funziona già bene di suo, al massimo riusciamo a vedere bene sotto il sole, forse leggermente pigro il sensore che non sempre è così preciso o perlomeno rapido a reagire a vari cambiamenti luminosi, ma per il resto devo dire che ci troviamo bene. Andiamo avanti, vediamoci questo video in full HD. Un ultimo appunto riguarda lo schermo, che è di tipo pentile. Alcuni potrebbero, come dire, non essere convinti dell'acquisto di questo dispositivo per tale tecnologia, ma in realtà non si ha alcun tipo di problema. Nell'utilizzo quotidiano non ho notato problemi. È vero che forse con il pentile, anzi senza le forze, si vanno a utilizzare un po' meno i subpixel, e quindi si creano dei colori spesso che possono essere un po' più, come dire, meno qualitativi rispetto ad altre tecnologie, ma devo dire che non ho notato problemi particolari, ripeto, da questo punto di vista, e durante l'uso quotidiano, anzi, secondo me, rimarrete soddisfatti da questo device. Entriamo in camera, così andiamo a parlare un attimo della camera e poi invece ci andiamo a vedere il software della fotocamera. Parlando quindi di fotocamera, devo dire che i 13 megapixel con il flash LED che adotta questo dispositivo sono più che buoni. Sicuramente la qualità è molto più alta rispetto al prezzo di vendita, ai 300-400 euro che richiede Samsung, perché la camera è buona. Devo dire che non ci sono particolari problemi.
anche in notturna, buoni dettagli. Insomma, guardate quanto è venuta bene questa macro, mi ha davvero sorpreso, non me lo sarei aspettato. Mi sembra quasi una foto di un dispositivo, non dico tanto, ma almeno sui 500-600 euro. Devo dire che la camera di questo prodotto mi ha convinto. Una buona camera, soprattutto per il prezzo di vendita, ripeto, mi ha convinto. E, inoltre, poi vedremo un'interfaccia ricca anche di personalizzazioni. Ma prima di vedere l'interfaccia, devo dire che vi devo appunto la visione del video in full HD che abbiamo registrato con la 5. Benvenuti cari amici di mobileOS.it, siamo qui in compagnia con il Samsung Galaxy Samsung Galaxy A5 e siamo qui a registrare un video in full HD, vediamo un po' come si comporta, un po' di problemini di luce in quanto siamo alle 7:30 di sera, ma già comincio a fare fatica quando, non dico che il sole sta scendendo, ma un pochino sì, quindi un po' di problemini quando si va a fare un cambiamento di luce dall'alto verso il basso. Andiamo a vedere un po' come si comporta, qualcosa di più ravvicinato, direi bene, buona la messa a fuoco. Bene, quindi questo era il video con i Samsung Galaxy A5. Bene, insomma, il video forse un po' meno delle foto, un po' meno qualitativo, ma l'ho realizzato in un momento dove pochi telefoni mi hanno garantito una buona qualità, quindi diciamo che me l'aspettavo. Qui le varie possibilità di Samsung con anche le GIF animate, la possibilità di fare il selfie mettendo il palmo della mano davanti e poi alcune impostazioni come la fotocamera massima, la foto, la risoluzione massima appunto 13 megapixel, dimensione video la massima e la full HD, poi controllo vocale, tasto volume per lo scatto, tag della posizione, ISO, valore dell'esposizione e bilanciamento del bianco. Questa è la classica appunto interfaccia di Samsung. Torniamo allora in verticale, andiamo a collegare una chiavetta, così controlliamo anche che il dispositivo legga appunto chiavette USB. Vediamo un po' se riusciamo a leggerla. Direi di no, quindi il dispositivo non va a leggere chiavette USB, questa prova la faccio sempre in diretta con voi, a prescindere se ci sia o meno la possibilità dell'OTG, quindi io ve la faccio comunque, vi faccio rendere conto. Presente anche il LED di notifica, la retroilluminazione dei tasti. Beh, insomma, direi che abbiamo parlato praticamente di tutto su questo dispositivo. Direi che allora possiamo andarci a fare una partita a GT Racing 2 e concludere qui quindi la nostra recensione. Andiamo, avviciniamoci. Facciamo partire GT Racing 2. Abbassiamo un pochino il volume. Mi sembra che la fluidità del gioco sia buonissima, non vedo davvero problemi particolari, giocabilità direi perfetta, riesco a guidare perfettamente la macchina, quindi insomma ci siamo assolutamente da questo punto di vista. Bene, quindi cosa dire di questo Samsung Galaxy A5 a fine della nostra recensione? Devo dire che Samsung realizza un prodotto interessante dal punto di vista del design in metallo, bella questa cornice in metallo che va appunto a essere verniciato per essere poi in tinta con il telefono. L'unica cosa è che forse può perdere leggermente un pochino di colore. Vedete, Samsung
ci ha mandato il device, ma forse ha avuto qualche problemino durante il tragitto, non so. Comunque potrebbe esserci qualche problema di perdita di colore in base a graffi o a piccole botte che si danno. Detto questo, però, il telefono viene realizzato con una qualità costruttiva sicuramente nettamente superiore rispetto al passato, e questo bisogna dare atto a Samsung, che finalmente, come dire, la via tracciata mi sembra essere quella corretta. È vero che la batteria non si potrà più rimuovere, bisognerà portare un'assistenza in caso di problemi, però almeno viene garantita la possibilità di espandere la memoria. In altri prodotti di Samsung, per esempio, non c'è questa possibilità. Devo dire anche che poi il telefono è sottilissimo, pesa solo 123 grammi, quindi si tiene perfettamente in mano, non è nemmeno troppo grande, quindi direi anche perfettamente trasportabile, tascabile quasi. E inoltre le prestazioni sono davvero buone, ottimo il display, ottima la qualità generale del software, della fluidità, e anche la fotocamera si difende bene, e anche l'audio. Insomma, uno dei telefoni più completi forse che si possono acquistare intorno ai 300 euro. Complimenti ancora a Samsung per questo prodotto, davvero un buon prodotto questo Samsung Galaxy A5. Ciao. Un ultimo appunto, amici di mobileOS.it, riguarda il LED di notifica. Vi ho, rivedendo il video, ho detto che è presente, invece scusate, ma il LED di notifica su questo device non è presente, e ed è una cosa davvero appunto strana. Mi sono un attimo confuso con un altro prodotto e non è presente, quindi mi raccomando, questa errata corrige rispetto a quando ho detto in precedenza. Un saluto, ciao!